Allora, ci avviamo alla tavola rotonda, vero Claudia, se non sbaglio. A questo punto inviterei come avvio per la tavola rotonda, la quale ovviamente auspichiamo il massimo coinvolgimento possibile di tutta la sala, ma inviterei intanto il collega Alessandro Andreotti, che è sicuramente in sala, eccolo, grazie Alessandro, e anche Galaverne, Marco Galaverne, grazie. Loro ci... Se vi... Dimmi. Sì, con l'occasione, infatti, mentre i due colleghi si prendono posto, stavo appunto per dire che anche questa iniziativa ISPRA risponde un po' al cliché di tutta la giornata, che è quella della condivisione e della collaborazione. La parte iniziale di questo pomeriggio si è aperta con la presentazione del manuale e il processo, l'attività che è stata svolta nell'ambito del programma di alternanza scuola-lavoro. Beh, noi abbiamo peraltro qui in sala le colleghe dell'unità, della nostra unità che segue da Roma, quindi anche da distante rispetto a Bologna, la parte di educazione, progetti di alternanza lavoro, ne abbiamo tante nell'istituto. Non abbiamo solo questo e sono tutte un'occasione sempre di grande gioia e soddisfazione per l'istituto. Ci sono Elvira Gatta e Beatrice Fernandez in sala che ringrazio, così come la web app ha visto la collaborazione di un'altra struttura del nostro istituto, dei colleghi di un'altra struttura altrettanto importante che fa capo all'area del SINA, del Sistema Informativo Nazionale Ambientale, che hanno dato il supporto per lo sviluppo della web app che ci è stata presentata prima da Claudia. Bene, ho utilizzato qualche minuto per consentire ai colleghi di sistemarsi. Non so come vi siete organizzati, credo ci sia un PowerPoint, non vero, Alessandro, di introduzione ai lavori e voi vi alternate. Benissimo, benissimo. Sono troppe chiavette. Allora, questa se riesce a mettere una chiavetta, però dopo la devi mettere in posizione che te la prenda e poi serve il puntatore che ce l'ha chiara. Verifica se funziona. Per adesso l'ho messo. Funziona. Funziona? Perfetto. Buongiorno a tutti. Innanzitutto io desidero ringraziare gli organizzatori, in particolare i miei colleghi del laboratorio di genetica, che non cito per intero perché ormai è diventato un tormentone della giornata. Io non lavoro per quest'area di ricerca e quindi sono particolarmente lusingato di essere stato invitato dai miei colleghi, anche se sono un outsider. Io mi occupo più di attività di conservazione delle specie, ma non di attività di studio, di ricerca in campo biomolecolare. Il convegno credo che sia stato veramente molto centrato, perché al di là dell'aspetto commemorativo, c'è stata veramente una presentazione molto dettagliata, le relazioni sono state molto ben selezionate, molto ben presentate. E penso che abbiano dato un'idea precisa, puntuale, di quello che è stato il grande lavoro svolto in questi 20 anni, ma anche di quali sono state le difficoltà, le problematiche e di quali sono ancora gli spazi aperti per eventuali e auspicabili miglioramenti. Sicuramente il lavoro rappresenta, come è stato già detto anche stamattina, un esempio quasi unico a livello di conservazione della biodiversità, di collaborazione tra soggetti istituzionali e non, con competenze, professionalità e sensibilità anche molto diverse. Quindi, in questo senso, credo che rappresenti un esempio che dovremmo cercare di esportare anche ad altre realtà. Questi risultati devono anche appunto esserci di stimolo per cercare di migliorare ulteriormente e per cercare di superare quei gap che ancora esistono. E noi vorremmo cogliere proprio l'occasione di questa tavola rotonda per lanciare degli spunti di riflessione e possibilmente anche per pervenire anche a delle proposte operative, in modo che questa giornata non sia solo un evento celebrativo, ma sia anche
un tassello da aggiungere, un passo in avanti in un percorso ventennale che, come si diceva prima, è destinato ad andare avanti almeno per i prossimi 20 anni. Quindi, detto questo, passo la parola a Marco, che fra l'altro anche lui ha avuto una importante esperienza presso l'istituto. Vabbè, sono abbastanza emblematico della possibilità di collaborazione, nel senso che ho fatto un sacco di anni nel laboratorio di genetica ISPRA, occupandomi anche di verifica, appunto, di analisi CITES e non solo. Dopodiché mi sono spostato in una grande ONG che ha contribuito storicamente all'implementazione della Convenzione di Washington, favorendo lo sviluppo dell'ufficio traffic, seguendo una pletora di filoni e partecipando attivamente alle convenzioni internazionali, che è il WWF, e attualmente diversi mesi faccio anche parte della commissione scientifica CITES, qua ringrazio i colleghi con cui lavoriamo fianco a fianco, e quindi si può fare. Non chiedetemi in quale veste sono qui oggi, e cercherò di essere a servizio della conversazione, portare alcuni spunti di riflessione e di miglioramento. Ma siccome la logistica non aiuta a lavorare in modalità tavola rotonda, perché siamo davanti a una tavola lineare, almeno chiederei a chi è in fondo di prendere posto negli spazi invece più avanti, ce ne sono un sacco liberi, soprattutto da questo lato, per cui, come i bambini, chiederei di venire avanti e almeno avvicinarci per essere un pochino più compatti anche fisicamente nel collaborare. Devi chiamarli uno per uno. La signorina è desiderata. Sì, ovviamente. No, infatti. Ah, ok. Perfetto. Mi sei segna... riuscito. Perfetto, molto, molto meglio, chiaramente cambiato un sacco. Marco, visto che hai citato l'ufficio traffic del cioè insomma, che fa capo al WWF, siccome sono probabilmente più, diciamo, il meno giovane, più presente, non posso non ricordare la figura di Massimiliano Rocco, che praticamente è stato lui il motore, l'artefice dell'ufficio traffic internazionale e poi nazionale con il WWF. L'ufficio traffic è un ufficio che svolge una funzione importantissima, perché raccoglie quei dati e quelle attività illegali che vengono compiute in giro per il mondo, e quindi costituisce una rete informativa anche per noi operatori, appunto, delle attività di enforcement fondamentale. Massimiliano Rocco è stato una componente fondamentale, storica, e poi alla fine se n'è andato proprio inseguendo la sua passione. È morto in Africa, se non ricordo se era in Congo o in un altro paese africano, proprio per svolgere al meglio questa attività di contatto con quelle realtà, appunto, sparse per il mondo, dove la fauna selvatica, ma anche il legname di pregio, le foreste equatoriali e quant'altro vengono messe in discussione, e quindi ha dato un contributo all'attuazione della CITES e soprattutto all'attività di controllo e di enforcement della CITES veramente fondamentale. Per cui mi fa piacere ricordarlo partendo Grazie. Dalle parole dell'ufficio traffic che tu hai menzionato. Insomma. Grazie mille, assolutamente doveroso il ringraziamento a Massimiliano per quello che ha fatto, e sfruttando al massimo il tempo a nostra disposizione, e con Alessandra abbiamo identificato 3 filoni principali che vorremmo mettere sul tavolo rotondo, e in particolare quello che può essere il contributo della ricerca applicata sia alla conservazione sia alle indagini forensi, e a cui faremo seguire una riflessione invece su quella che è l'importanza della comunicazione della convenzione in sé, ma anche tra enti e verso il grande pubblico, oltre che verso i target specifici a cui la convenzione si rivolge. Per cui lascio la parola ad Alessandro e iniziamo la tavola rotonda. Sì, per andare. Yes.
puntando in là. Ok, perfetto. No, l'altro. L'altro, subito. 50%. Ok. Dove quello sotto, forse stai puntando il faro. Ok. Dove I potenti mezzi Ispra. No, no, vabbè. Perfetto, adesso spero di riuscire al prossimo. Per quanto riguarda l'attività di ricerca applicata, vado lì, faccio pure. Allora, per quanto riguarda la ricerca applicata, è qui tutto più semplice. E innanzitutto va distinto fra diciamo due grosse categorie di specie, le specie fondamentalmente che appartengono alla fauna selvatica diciamo europea o italiana, per la quale è importante intervenire anche sul prelievo illecito direttamente che viene in natura a fini commerciali, dalla fauna invece esotica che, per la quale diciamo, l'Italia può contribuire soltanto per la parte relativa all'attività di commercio, contrastare il commercio illegale. I gruppi di specie sono in parte si sovrappongono perché testuggini e rapaci, soprattutto diurni, appartengono a entrambi i gruppi, mentre ovviamente di specie esotiche ce ne sono molto di più, in particolare il gruppo di pappagalli. Ecco, per quanto riguarda le finalità della ricerca applicata, pensiamo che gli obiettivi principali della ricerca debbano essere fondamentalmente tre, riferendosi proprio anche alla fauna autoctona italiana ed europea. La prima, quella di identificare gli individui detenuti illegalmente, quindi l'attività di ricerca deve produrre degli strumenti tali da consentire di identificare i soggetti, smascherare quindi gli illeciti. Ovviamente deve essere anche una ricerca in qualche modo validata, sia sotto il profilo scientifico, ma anche avere un riconoscimento per avere una validità per l'attività forense. Quindi deve essere un'attività che resiste, diciamo, alle perizie di parte quando si arriva in tribunale. E l'altro grande aspetto molto importante, l'altra grande finalità molto importante della ricerca è quello di fare in modo che gli animali illegalmente detenuti possano essere recuperati alla vita selvatica. Gli interventi di stamattina in questo senso sono stati, in particolare l'intervento sulle testudo, sono stati molto esemplificativi a questo riguardo. Quindi rimettere gli animali in natura, gli animali detenuti illegalmente in natura, significa in qualche modo compensare il danno ambientale che è stato effettuato nel momento in cui questi animali sono stati sottratti alla vita selvatica, ma si tratta anche, come si diceva stamattina, di garantire il benessere animale, perché gli individui ovviamente in natura possono svolgere la loro vita normale in un contesto naturale, quindi in una situazione sicuramente migliore della cattività, ma anche riducono tutte le problematiche connesse alla detenzione in strutture detentive, quindi un abbattimento dei costi, quindi un miglioramento sostanziale, una riduzione delle problematiche. L'attività e il focus quindi dell'attività di ricerca fondamentalmente deve puntare essenzialmente alla caratterizzazione di popolazioni geografiche utilizzando diverse metodologie di marcatori molecolari, questo per le specie ovviamente ritenute prioritarie, e deve puntare alla genotipizzazione individuale in popolazioni numericamente ridotte, dove è possibile fare proprio una acquisire delle conoscenze puntuali dettagliate sui singoli individui presenti in natura, o comunque su una frazione consistente della popolazione presente in natura. Faccio alcuni esempi. Nel caso di Aquila del Bonelli si stima che le coppie nidificanti in Italia siano sotto le 50,
unità. Quindi evidentemente la popolazione è di poche centinaia di individui, avere un campione significativo di questa popolazione di animali in natura significa avere una banca dati importante che ci consente di fare dei raffronti quando si trova un animale di origine sconosciuta e quindi è possibile anche alla fine determinare che l'individuo, diciamo, in questione ha una provenienza dal mondo naturale, dalle popolazioni italiane. A maggior ragione nel caso del capovaccaio, dove appunto le coppie stimate sono appena una quindicina o addirittura anche meno. Per arrivare a questi risultati riteniamo sia importante sviluppare alcuni filoni di attività. In particolare è necessario definire su quali specie intervenire. Stamattina si è visto molto bene che dietro l'applicazione di queste tecniche è necessario avere un background conoscitivo di grande spessore. È necessario avere i markers, avere delle popolazioni di confronto, avere delle mappature delle popolazioni in Italia, in Europa o addirittura anche a livello più ampio, sviluppare tecniche sempre più raffinate, elaborazioni statistiche e così via. È chiaro che un'attività del genere presuppone un approccio specie specifico, quindi è necessario individuare su quali specie concentrare le priorità. Non si può purtroppo lavorare su decine o centinaia di specie, è necessario definire inizialmente dove collocare le risorse disponibili perché in questo modo possiamo ottenere i massimi benefici in termini di conservazione della biodiversità. Il secondo punto su cui è importante lavorare è lo sviluppo di protocolli biomolecolari tramite un'attività di ricerca mirata e la conseguente pubblicazione di linee guida che consentano di arrivare a degli standard riconosciuti a livello scientifico, ma anche, come dicevamo prima, a livello di chi poi deve applicare la normativa e farla rispettare, quindi a livello di autorità giudiziaria. Ovviamente queste linee guida vanno continuamente aggiornate e implementate sulla base dell'avanzamento delle conoscenze scientifiche. Uno dei problemi che è emerso chiaramente stamattina è che è legato al carico crescente di analisi che si rendono necessarie per dare attuazione alla Convenzione CITES. Il numero di specie, di individui che sono, sia di specie che di individui per ciascuna specie che devono essere, diciamo, posta l'attenzione dei ricercatori, cresce ogni giorno. Abbiamo visto i grafici presentati da Nadia, il numero di analisi condotto dai colleghi del laboratorio di genetica è aumentato esponenzialmente negli anni. Quindi riteniamo che sia importante che le analisi genetiche non vengano più condotte soltanto in pochi laboratori legati appunto a istituti pubblici come le università o l'ISPRA, ma che possano essere estese a una platea maggiore di strutture. Per questo riteniamo che si possa definire una procedura atta a certificare dei laboratori anche di natura privata e prevedere poi dei successivi controlli periodici affinché gli standard qualitativi di questi laboratori vengano mantenuti costanti. In questo modo diventerebbe possibile effettuare diciamo delle analisi certificate in numero molto maggiore da una rete di laboratori estesa. Questo implicherebbe anche la predisposizione di un albo di laboratori certificati, come dicevo prima, sottoposto a una certificazione periodica e un controllo periodico. Bene, grazie mille Alessandro perché ci hai dato proprio un overview di quello che può essere un flusso di lavoro virtuoso
e da sviluppare insieme con le diverse competenze che abbiamo oggi in sala e di cui disponiamo quotidianamente se coordinate bene. Per cui, fatto salvo ovviamente il fatto che qualcuno di voi voglia mettere sul tavolo altri elementi di riflessione, rimanendo nell'ambito di analisi molecolare e supporto della implementazione della convenzione, e vorrei iniziare dal primo punto. Quali possono essere, a vostro avviso, le specie prioritarie su cui focalizzare l'attenzione per arrivare a identificare eventuali flussi che da quelli che sono i risultati di questi anni evidenziati questa mattina anche da Ispra sembra che non ci siano molte percentuali di illegalità, almeno a vedere le analisi e chi si sottopone alle analisi. Ma la domanda ovviamente provocatoria è: stiamo guardando nel posto giusto? E quindi lascerei appunto la parola sulla base delle esperienze che anche ovviamente i carabinieri forestali hanno accumulato nel corso di questi anni, per capire quali specie hanno effettivamente bisogno di attenzioni particolari per sviluppare tutta quella serie di analisi che costituiscano la base conoscitiva, come abbiamo visto questa mattina è possibile fare, come nel caso di Testudo, e arrivare a fornire quelle risposte necessarie per la conservazione, ovviamente unendo le competenze di chi vede prevalentemente l'aspetto di enforcement, di legalità, chi invece ricercatori che sul campo fanno monitoraggi e indagini, e quindi come unire le competenze per arrivare a un unico risultato. Vai Spartaco, c'è un microfono. Dottoressa Mengoni fa da... Marco, scusa, allora Spartaco Gippoliti, Primate Specialist Group della IUCN e già membro della commissione scientifica CITES. Devo dire una cosa, non riguarda le specie, ma qualcosa che è stato detto stamattina nella relazione sulla Testudo Hermanni e adesso anche è stata ripetuta, ed è una cosa che mi sembra abbastanza importante. Nel senso che da decenni esistono delle linee guida per le reintroduzioni fatte per esempio dalla IUCN, e non vorrei sbagliare se esiste anche qualcosa fatto a livello nazionale, ma la cosa importantissima che non può essere ignorata da chi si occupa di CITES in Italia è che chiaramente per chi si occupa di conservazione la priorità prima è il benessere delle popolazioni selvatiche. Allora, questa cosa oggi purtroppo io ho sentito delle cose che non condivido e appunto vanno secondo me discusse un momentino, perché non si può mettere in primo piano il benessere degli animali che si trovano in cattività e tante altre considerazioni, nel senso che ovviamente poi nello studio sulle Testudo fatto da Bertorelle, ovviamente i dati che escono fuori sono dei dati importantissimi, ma questo a prescindere dal problema degli animali confiscati. Cioè nelle linee guida IUCN chiaramente è scritto che i problemi economici non possono essere usati per giustificare reintroduzioni in natura. E questo è stato detto ambedue le volte, diciamo sia stamattina che oggi, e questo diciamo è un discorso molto molto importante. Se noi confischiamo animali ci assumiamo l'onere di tenere questi animali nella maniera migliore, e le reintroduzioni si fanno se hanno un senso per la conservazione in situ. Grazie Spartaco per la precisazione. E sì, certo. Raccogliamo questa seconda, sì. Secondo commento, così magari rispondiamo insieme ad entrambi se è sullo stesso tema. Sì, mi sentite?
Allora, buonasera, io sono Claudia Corti del Museo di Storia Naturale dell'Università di Firenze e diciamo insieme che insieme all'Università di Perugia, e qui abbiamo il professor Olivieri Olivieri, ci siamo occupati di delle linee guida per una corretta, per un corretto ricollocamento in natura di testudo. Sono assolutamente d'accordo con Spartaco, perché tra l'altro, non so, alcuni di voi avranno visto il volantino, il 29 a Perugia presenteremo queste linee guida che scaturiscono appunto dalla necessità dei centri di recupero di capire cosa poter fare con le testuggini che hanno lì appunto nei centri. Importantissimo è salvaguardare le popolazioni naturali. Ora chiaramente siete tutti invitati, le linee guida poi verranno ufficialmente messe a disposizione di tutti. Noi abbiamo assolutamente dedicato, a parte abbiamo fatto una raccolta dati, i dati presentati da Bertorelle, almeno su quelle aree che non erano fino ad ora state pubblicate, tipo il sud Italia, la Calabria e quant'altro, derivano da raccolte fatte appunto grazie al Ministero dell'Ambiente. In 7 anni abbiamo fatto a tappeto tutta la penisola italiana e le isole per cercare di trovare popolazioni ancora ad oggi sconosciute. Quindi abbiamo fatto innanzitutto abbiamo creato un database delle località e di tutte le popolazioni che siamo riusciti appunto a trovare di testuggini terrestri. A seguito a questo, parallelamente abbiamo lavorato con i centri di recupero. L'Università di Perugia si è accollata tutta la parte sanitaria ed è emerso durante appunto, ora ve lo dico brevemente, è emerso che molti animali di quelli detenuti sono portatori di appunto malattie o quant'altro, e pertanto prima di poterli ricollocare bisogna pensarci molto bene. Quindi non tutti gli individui presenti nei centri di recupero potranno essere ricollocati, ma anche per diciamo abbiamo cercato anche di trovare le soluzioni per alleggerire diciamo il carico dei centri di recupero. Ne parleremo appunto il 29, perché io non voglio tenere qui banco tutta la sera, però ecco, importantissimo è la questione sanitaria prima di tutto. C'è stato un convegno la settimana, 10 giorni fa, a livello mediterraneo relativo appunto alle testuggini che si è tenuto in Spagna, e tutti siamo assolutamente d'accordo che le popolazioni naturali hanno la priorità. E noi ci siamo permessi di scrivere appunto nelle nostre guide ricollocamento più che reintroduzione, perché il ricollocamento diciamo dà un po', è una parola che forse dà un attimino più di spazio per dove poter mettere gli animali. Comunque avremo modo di spiegarvelo meglio, e poi mi auguro che possiate far tesoro delle linee guida. Ma sono assolutamente d'accordo con Spartaco, le popolazioni naturali vanno salvaguardate. Sì, condivido in pieno le osservazioni fatte sia da entrambi insomma gli intervenuti. Diciamo che non, il contrasto è solo apparente, nel senso che noi adesso qui stiamo parlando della Convenzione CITES e stiamo parlando dei requisiti minimi che devono essere garantiti per poter pensare a delle immissioni in natura, ma cioè, non vuol dire che poi non ci siano altri strumenti normativi e altre linee guida da seguire. Però se io non so che individuo di che popolazione fa parte, che animale è, che origine ha, non posso neanche pensare a un'eventuale programmazione. Io in questo momento, sì, questo è il primo step, il primo passaggio, poi dopo ce ne saranno altri necessari per arrivare. Io personalmente sono dell'idea che le reintroduzioni o il restocking abbiano senso solo là dove strettamente necessari per consentire la conservazione delle popolazioni o il ripristino di popolazioni che sono scomparse o fortemente depauperate. Ma è chiaro che se faccio un'operazione di sequestro, riesco a recuperare un pulcino, come è accaduto, se ricordo bene, l'anno scorso, di Aquila di Bonelli, e riesco a capire che quel nido, il nido da cui proviene l'animale, è siciliano, mi opero in tutti i modi per riportare quell'animale in natura laddove è stato prelevato. Quindi
questo non significa che io dovrò fare poi dei rilasci di acque di Bonelli a pioggia perché farò un sequestro dopo 2 anni da un allevatore e avrò a disposizione 50 acque di Bonelli, no? Faccio un discorso ovviamente assurdo, no? Cioè, non è che perché ho gli animali li devo per forza liberare, però avere, diciamo, il pedigree dell'animale e un quadro di riferimento preciso di come è la situazione genetica delle diverse popolazioni mi consente di fare un passo successivo, cioè di progettare dei rilasci usando ovviamente tutte le prudenze e le attenzioni del caso. Questo sicuramente, non ultimo gli aspetti sanitari che sono importantissimi. Tra l'altro erano stati citati anche nella presentazione di stamattina. Cambiano attraverso, sì, certo, certo. Assolutamente, assolutamente. Infatti appunto è un bellissimo esempio di come collaborazione tra enti, in questo caso enti di ricerca, che poi mettono a disposizione i dati di enti pubblici, dell'enforcement e così via, possa condurre, mettere nelle condizioni il decisore, che di volta in volta, a seconda dell'aspetto che stiamo esaminando, sarà di poter fare una scelta informata e quindi sapere cosa stiamo facendo, ovviamente nel rispetto di quello che sono le priorità di conservazione. Quindi era banale, scuso Spartaco se non era venuto fuori, ma chiaramente, cioè, tutta la convenzione di Washington è volta alla tutela di fatto delle specie selvatiche dalla minaccia costituita dal prelievo illegale e dal commercio non sostenibile, per cui penso che sia il focus di tutti i presenti in sala, anche quando andiamo a parlare di conservazione ex situ, per quanto possa essere il contributo a conservazione ex situ alla attività di conservazione a lungo termine di popolazione specie in pericolo. E per cui tornerei raccogliendo l'invito, il 29 dove sarà la presentazione? A Perugia. A Perugia, perfetto, dopo magari... Ottimo, così mettiamo a disposizione della comunità anche le linee guida, così evitiamo di dover rifare il lavoro, perché quando c'è qualcosa di valido ovviamente è bello che diventi patrimonio di tutti senza reinventare la ruota. E quindi, tornando alla domanda, quali possono essere i criteri per identificare specie prioritarie su cui concentrare le risorse e gli sforzi, e nel contesto italiano quali possono essere, al di là di quelle che abbiamo già messo sul tavolo a titolo esemplificativo con Alessandro? Ecco, esatto, magari appunto per gli scienziati è più chiaro quello che può essere il panorama di abbondanza delle popolazioni, frammentazione e così via, ma magari è meno chiaro quello che è invece il panorama di traffico legale o illegale che insiste sulle popolazioni o sulle sottospecie, allora, specie e così via. Per cui, certo. No, non mi serve troppo, tanto... Vabbè. No, serve probabilmente per la registrazione. Per la registrazione può essere utile. Chiaramente io parlo come autorità di enforcement e quindi per gli aspetti legati al contrasto dell'illegalità in ambito CITES. Allora, come ho già anche ribadito nella relazione, la cosa importante per noi è avere la possibilità di analisi di comparazione genetica non soltanto derivanti dalla catena commissione scientifica che esamina l'allevamento commerciale che chiede l'istanza, ma per le indagini che si fa a noi l'importanza è avere, quindi in contatto con la procura competente, la possibilità di agire autonomamente e di avere un laboratorio che ci conferma alcuni dati. Ho visto la proposta di individuare dei laboratori
non soltanto universitari, fra l'altro abbiamo collaborato anche con l'Università di Firenze, con il professor Ciofi, che gratuitamente ci ha fatto un'analisi per una presunta illegalità che poi si è rivelata tale su un commercio illegale di rapaci. Però ecco, si arriva sempre al punto dolente, la copertura economica, perché il magistrato chiede, sono analisi che sono a carico della procura, e quindi per l'individuazione di questi della possibilità di fare queste analisi ci vuole una copertura, e questo chiaramente non sta a noi dirlo. Altra cosa, seconda cosa importante nella individuazione delle legalità e delle specie particolarmente soggette a commercio illegale è la certificazione per lo spostamento. Ora, per gli addetti ai lavori è un po' complessa, cioè esiste una certificazione del regolamento comunitario 8.3 che gli allevamenti commerciali, tramite la procedura della commissione scientifica, riconoscono la nascita in cattività, viene rilasciato un certificato per allegati A prima appendice e può essere commercializzato. Esiste un'altra tipologia di certificazione, certificazione 9.2, che è la certificazione che permette lo spostamento di un prima appendice, un esemplare prima appendice allegato A del 338, da un allevamento a un altro, e può essere fatta da un allevamento commerciale, ma da un amatoriale che può detenere anche allegati A prima appendice. Con la domanda, l'unica cosa che viene richiesta, va bene, e viene compilata un'istanza, luogo di detenzione e nuovo luogo di detenzione. L'unica va in commissione scientifica, fra l'altro escludendo le testudo che i carabinieri CITES la rilasciano direttamente, e si deve prevedere che il nuovo sito sia adatto alla conservazione della specie. Vi assicuro che noi si è trovato in tantissimi casi che questi passaggi, che non sono certificati, non viene richiesta l'analisi genetica, quindi possono essere esemplari, per esempio, di falchi che vengono presi in natura, spacciati per denuncia di nascita, inanellati, e poi vengono spostati a un altro allevamento dietro pagamento di compenso. Chiaramente le indagini sono complessissime, perché bisogna che anche chi riceve l'esemplare si riesca a scoprire che c'è stata transazione commerciale. E non vi dico la difficoltà, quindi, anche trabocchetti che si possono fare per arrivare a questo problema. E questo sussiste. Non si è trovato indagini, sulle testudo sono all'ordine del giorno. Sul mercato internet non c'è problemi, vendo tartaruga dietro certificato, è il certificato per lo spostamento. L'ignaro che prende il certificato ha un certificato per lo spostamento dove c'è scritto che la sede di spostamento è la sua abitazione, il suo giardino, quello è. Quindi si parla di poche lire, dalle 70 ai 100 euro a seconda dell'esemplare, ma anche di esemplari di più, non diciamo valore, però di più rarità, come possono essere pappagalli e psittacidi in allegato A o anche di rapaci. Quindi questo è un problema e si riesce a arrivare soltanto tramite l'analisi genetica per quelli presi dall'esterno e camuffati come nascita. Per le nascite invece, avvenute effettivamente tramite denuncia di nascita, soltanto con lavoro di intelligence, cioè andare da chi l'ha ricevuta. Veramente, se io vedo che c'è un allevatore che mi continua a spostare non nella stessa provincia ma in tutta Italia, c'è qualcosa che non torna. E poi esemplari che hanno un valore di centinaia se non di migliaia d'euro che vengono spostati a livello nazionale, come è successo, le indagini partono. Però sono molto molto complesse, e questo devo dire come rappresentante dell'enforcement dei carabinieri. Quindi in questo caso sarebbe necessaria una modifica normativa? Insomma. I soldi per l'analisi. No, nel senso che il... Il 9.2 prevede che l'esemplare in allegato A debba essere certificato per lo spostamento dal sito A al sito B. Però qual è la procedura? La procedura è un'istanza che per il testudo viene rilasciata direttamente dai nuclei CITES, e mentre per le altre specie viene rilasciato su parere
della commissione scientifica CITES. Però poi quello che viene fatto, eccetto le indicazioni giunte dall'aggruppamento, di andare a controllare il sito di destinazione per vedere se è conforme alla conservazione di quell'esemplare, chiaramente se prendo un pappagallo in appendice prima lo trasferisco in una gabbia 2 metri per uno, chiaramente devo andare a vedere la struttura, però molto spesso addirittura è fuori giurisdizione, quindi devo incaricare il nucleo dell'altra giurisdizione, insomma sono cose molto, molto complesse, insomma. Però ecco, la commercializzazione 9.2, quindi certificati per lo spostamento, non siamo troppo tecnici, è un problema di trasferimenti illegali. Ma quindi ecco, no, ma uno potrebbe già fare le analisi, cioè si potrebbero fare le analisi se ci fossero le risorse, fondamentalmente. Sì, però cioè il quadro normativo lo consentisce. Perché uno sì. Poi è irrisolvibile se anche la nascita è avvenuta in allevamento, però questo me lo trasferisce con un certificato e senza la possibilità di capire lo scambio commerciale, e quello è il problema, cioè se dietro il certificato c'è uno scambio commerciale è un problema di sui termini di lana caprina, non si riesce veramente a tirare le fila, mentre per il prelievo esterno che avviene soprattutto nei rapaci, allora sì, chiaramente se uno confronta i genitori con la storia dice, quindi io l'ho messa lì per una questione personale delle attività di forza. Sì, volentieri. Per completare anche sotto l'aspetto commissione, il problema del certificato 9.2 è abbastanza complessa perché a livello anche civilistico non si può negare a un individuo di trasferire un esemplare, immagino qui abbiamo gli esperti più storici. Io non sono più in condizione di detenere un esemplare per motivi di vario genere e lo trasferisco, che non è una donazione, non determina l'acquisizione. Quindi dal punto di vista civilistico è molto difficile vietare la fattispecie, però analizzando sia come commissione che come enforcement che come autorità di gestione del fenomeno vediamo che sono tutte fonte F o fonte wild, cioè non riesco a avere la fonte C, non riesco a dimostrare la cattività. E quindi viene si usa, come dire, questo trasferimento che in alcuni casi può anche essere conforme alla ratio della norma. È chiaro che un allevatore può essere un privato non è più in condizione di detenere un esemplare, è un fonte F, non è un fonte C, non lo può commercializzare e lo dà a qualcuno che ha lo spazio idoneo. Sugli allevatori è un po' che per mestiere fanno attività commerciale degli esemplari, che abbiano un'attività di trasferimento in giro per l'Italia più alta della vendita, già dovrebbe destare più. Il problema va dimostrato che il passaggio è stato determinato da fini commerciali. A volte si fa un po' di pressing sul nuovo detentore per verificare se è a conoscenza però che l'esemplare non è suo, in realtà questo trasferimento può essere a cascata, quindi come dire questo vendita illegale può essere, però la fattispecie che non è tanto di un problema di riconoscimento, perché a noi risultano sono tutti fonte F o wild, di regola sono fonte F, quindi la prima generazione è quella che non è commercializzabile. Forse è un'implementazione normativa più severa nel giustificare il motivo per cui la motivazione nel trasferimento, però è chiaro, rientra nella libera anche decisione di un proprietario trasferirlo per fatti suoi. Noi siamo convinti che buona parte siano trasferimenti illeciti, cioè sottintendano un pagamento in nero. Va dimostrato, perché a volte ci cadono qualcuno perché dice ma come ho pagato 1.000 euro, ci mancherebbe altro. Il più delle volte sono indottrinati a tenere la posizione, però è chiaro, la fattispecie nasce per determinate situazioni che non sono tipiche dell'allevatore di professione, che non è che sta chiudendo, cioè che ha un'attività di vendita di fonte C pari a quella di trasferimenti di fonte F, no? È un po' tecnico, però insomma sembra... è anche una questione per mascherare un illecito finanziario, sì, perché poi diventa tutto nero. Un allevamento amatoriale quando guadagna 30-40 mila euro all'anno, non viene, che non passano sotto la
Certo. Sì, credo che adesso la problematica sia molto chiara, almeno per me. No, è molto chiara, almeno per me. Credo che sia opportuno, comunque, al di là degli aspetti finanziari, distinguere le due fattispecie, cioè il prelievo in natura o la frode fiscale, fondamentalmente. Il trasferimento, di fatto il commercio, la vendita di un esemplare che di allegato A, che non essendo nato in cattività non sarebbe soggetto a commercializzazione. Cioè, non dovrebbe essere commercializzato. Sì. Però voglio dire, il prelievo c'è già stato, in qualche modo è stato legalizzato, voglio dire. Invece il prelievo, diciamo, illegale in natura ha comportato una sottrazione, quindi un danno alla biodiversità, fondamentalmente. Cioè, vedo questa differenza. Quindi se dovessi dare un'indicazione di priorità, io tenderei a concentrare gli sforzi a parità di risorse sui casi in cui il sospetto è che ci sia stato un furto dalle popolazioni selvatiche. A questo proposito concordo pienamente, Alessandro, e le informazioni a disposizione per quali specie ci indicano un prelievo maggiore? Sappiamo che nel caso dell'Aquila Ribonelli c'era un forte prelievo che di fatto ha quasi azzerato le popolazioni naturali e previa azioni di monitoraggio e sorveglianza è calato sufficientemente al punto tale da consentire una ripresa della popolazione almeno in Sicilia, e mi giungono voci di continui prelievi di lanario anche in zone nordiche dell'areale italiano, e mi risultano prelievi anche di testudo che guarda caso finiscono nel giardino di una persona senza che se ne accorga, e anche capovaccaio c'è il sospetto che poi voglio dire è talmente piccola la popolazione su cui penso valga la pena insistere e lavorare. Certo. Che sui rapaci di lui, rapaci l'attenzione di essere partito. Abbiate pazienza però. Secondo me la CITES serve soprattutto a un'altra cosa. Perché per queste cose, sono Nicola Baccetti, per queste cose non funziona sta affare. Tu non lo senti, ma lo sai. Per queste cose qui, voglio dire, c'è la legge sulla caccia, ci sono vari strumenti. No, ok, per le tartarughe no, ma per il problema rapaci che veniva stressato adesso e in altri casi ci sono probabilmente altre misure più dedicate. Cioè, sì, però io la CITES la vedo l'unica forma di tutela contro i rischi collegati proprio al commercio già in atto. Quindi a livello di priorità mi verrebbe da dire usiamola in primis per questa cosa qui. Sì, assolutamente, se posso. Prego. Diciamo che noi abbiamo un po', non una deformazione, la realtà che ragioniamo da paese importatore, quindi ragioniamo sul controllo CITES che è in dogana esclusivamente, che sono pellame, che sono, ed è vero, questo è, in realtà il nostro paese pure è ricco di esemplari CITES. Nei paesi dove questi esemplari nascono, in Africa, il primo momento, la prima fase per applicare la CITES è, lasciamo stare la tutela, la gestione, però evitare i prelievi illegali. Cioè il commercio illegale nasce dal prelievo illegale. La difesa che facciamo con ISPRA, con l'associazione ambientalista e con l'Università di Palermo anche sui nidi della Bonelli, dei lanari in Sicilia, a mio modo di vedere è estremamente coerente con la CITES. Tutelare il prelievo finalizzato al commercio nella penisola arabica, in cui diciamo rientra pienamente nella prima, in un'attività di contrasto al commercio illegale, perché il prelievo è finalizzato al commercio illegale. Parliamo, ecco, dei lanari, parliamo del Bonelli, parliamo dei capovaccai, non l'abbattimento del bracconiere ignorante, io dico che lo uccide così per il gusto di abbattere, io dico il prelievo dei pugli o delle uova che è finalizzato a un commercio con gli importanti mercati, il commercio illegale, perché poi c'è anche il commercio legale, molte aziende insomma ci chiedono certificati per commercializzare rapaci nati in cattività negli Emirati Arabi, in Arabia Saudita, insomma ne vediamo. Io lo vedo coerente anche con la normativa CITES, perché è un prelievo illegale finalizzato al commercio illegale.
però era solo per arricchire la riflessione. Sì, no, io non volevo avere un'ottica troppo, cioè, non volevo avere, c'è un problema di riverbero. Non volevo avere un'ottica troppo italiano-centrica sulle specie, nel senso, mi sembrava utile dare un maggiore risalto alle attività illegali che comportano il prelievo in natura. Se un commerciante di pappagalli, no? Cioè un allevatore di pappagalli, utilizza l'allevamento per legalizzare un'importazione illegale, io lo metterei sullo stesso piano di un allevatore di lanari che va a prendersi i nidi e i pulcini in Sicilia, cioè li metterei esattamente allo stesso livello. Però se il problema è solo di natura fiscale, non che non sia grave ovviamente e non sia meritevole di essere contrastato questo fenomeno, ma è un livello di gravità inferiore perché non incide direttamente sulla biodiversità, ecco, questo volevo dire. Dal mio punto di vista forse un po' troppo isprino, nel senso che sono orientato a considerare gli aspetti legati alla tutela dell'ambiente, ecco, questo è quanto. Posso? Buonasera a tutti, mi chiamo Fiori, lavoro al Carabinieri Forestali CUFA. Sì. Si sente? Non sono in uniforme, però faccio parte del CUFA, comando CITES. Volevo portare il mio piccolo contributo a questa discussione, perché mi sono occupato per oltre 25 anni di queste attività. E quindi diciamo è importantissimo questo lavoro, è importante anche l'appello adesso di Andreotti quando diceva che bisogna occuparsi della CITES anche come dimensione internazionale e che questo lavoro sia un contributo a contrastare il prelievo illegale in tutto il mondo delle specie, 35.000 specie parliamo di CITES. Quindi io ho lavorato anche sulla Bonelli, è stato un lavoro importante, ma alla fine, se posso dire, il lavoro di intelligence investigativo fatto sulla Bonelli da più o meno dal 2010 in poi ci ha portato a sequestrare quegli esemplari appena prelevati dai nidi con l'uso degli informatori, questo lo volevo dire. E quindi poi le tecniche del DNA a noi ci sono state utilissime, forse stamattina è stato citato il caso degli scimpanzé, abbiamo sequestrato oltre 50 scimpanzé in Italia negli anni che vanno dal 90 fino al 2000 e grazie al lavoro fatto prima dall'Università Cattolica, poi dall'ISPRA, si è esteso questo lavoro di studio sui rapporti di filiazione poi ai rapaci e poi alle specie esotiche, quindi si è occupato di specie esotiche, si è parlato anche di pappagalli, quindi qui ci sono dei traffici che ancora continuano e ci sarà bisogno di un potenziamento delle famose forensic labs che sono queste che fa l'ISPRA. Quindi se posso dare un'indicazione, senz'altro sulle tartarughe va continuato questo lavoro e sui rapaci, ma prelievi in natura di tartarughe ermanni, io non so quanto approfondimento è stato fatto su questo, devo dire in Italia i casi almeno monitorati sono molto limitati. Noi ci abbiamo avuto un caso importante anni fa, c'era qui il professor Olivieri che forse è andato via, per quanto riguarda le reintroduzioni noi siamo stati sempre molto attenti perché ci fu un grosso sequestro fatto proprio da un signore che prelevava queste tartarughe nel bosco di Manziana, che è il tempio della testuta ermanni nostra italiana, più di 200 esemplari, e non siamo riusciti a reintrodurle proprio perché le cautele, le precauzioni che ci sono state date dal mondo scientifico sono state talmente attente che non per problemi sanitari, per tutelare le specie, diciamo la popolazione selvatica. Quindi voglio dire, un lavoro è stato fatto, ce l'abbiamo già all'attivo. Ora pensando al futuro, per esempio, suggerirei che tutto questo grande lavoro che viene fatto dall'ISPRA sia messo in rete anche con le strutture che in giro per il mondo già hanno accumulato una marea di informazioni tecnico-scientifiche per condividerle, che è il principio un po' di base della ricerca in qualche modo. C'è il laboratorio americano che per esempio su tante specie ha già dei campionamenti effettuati sui rapporti di filiazione su specie importanti che interessano pure noi quando andiamo a certificare in Italia, quando andiamo a fare i controlli negli allevatori o in dogana. Questo direi, quindi una maggiore condivisione in rete di questo lavoro. E anni fa in ambito Interpol si discuteva per esempio di un famoso handbook delle forensic lab, questo pure lo suggerirei, nel senso che il lavoro fatto in Italia sia messo in condivisione e fatto per esempio oltre che questo manuale di cui ho sentito parlare, anche qualcosa
a disposizione di tutti gli operatori sul territorio, che venga anche dal lavoro scientifico di altri paesi che possono mettere a disposizione. Questo direi. Grazie. Se hai riferimenti di specifici laboratori con cui può essere utile che ISPER si metta in contatto, al di là delle pubblicazioni scientifiche che ovviamente sono il materiale di scambio principale a livello scientifico, però può essere sicuramente utile vicendevolmente, quindi magari Nadia, se vuoi dire qualcosa. Sì, no, l'idea della condivisione... No, l'idea della condivisione è assolutamente da portare avanti e in primis quello da cui vorremmo partire, anche se non è poi semplice, già sarebbe un database di tutti gli esemplari che sono stati campionati, in modo tale che comunque sia possibile sapere se un animale è stato campionato, se è presente in banca dati e quindi sapere che tipo di analisi sono state effettuate. E il discorso della condivisione con l'estero, assolutamente sì, noi quello che stiamo facendo è, in questo momento è un tentativo di condivisione anche in Italia fra laboratori, e quindi il fatto di cominciare a lavorare tutti seguendo le stesse linee. Quindi la cosa che stiamo cercando di mettere in piedi assieme ai ricercatori, assieme ai laboratori, assieme agli ZS, è la creazione di linee condivise di analisi forense, quindi con valenza forense, in modo tale che si operi tutti nella stessa maniera, seguendo degli stessi protocolli, che si arrivi praticamente ad avere dei risultati che sono confrontabili fra di loro. E è un lavoro abbastanza impegnativo. Adesso stiamo cominciando, in realtà stiamo cominciando il primo step, lo stiamo facendo sul lupo, però sono previsti sulle tartarughe, e quindi stiamo facendo diversi tavoli di lavoro per cercare di operare in questa direzione, che non è facile, non è immediata, però bisogna mettere un piede davanti a quell'altro per riuscire ad arrivare. Però è l'unico modo effettivamente per fare sì che queste azioni poi abbiano la loro efficacia e non si riducano alla semplice analisi, ma diciamo è quello che dicevo prima, bisogna fare quel gradino in più, quel gradino in più per migliorare. Sicuramente bisogna che pensiamo ad un database condiviso fra ISPRA e istituzioni, in modo tale che sia accessibile, perché questo è un elemento fondamentale, assolutamente. Grazie Nadia, mi sembra che il tuo intervento ci porti esattamente al punto individuato nella slide, formalizzazione di un gruppo di lavoro. Allora, siccome i passi in avanti non succedono così da soli, per caso, in modo indolore, chiediamo a tutti voi se sia il caso di formalizzare un gruppo di lavoro per portare avanti questa iniziativa, se sia il caso di fare un gruppo di lavoro anche più esteso, per non parlare solo, tra virgolette, solo di questi aspetti, diciamo, più biomolecolari, ma per allargare anche il campo ad altri tipi di problematiche di cui abbiamo parlato finora. Ecco, questo può essere il tema della discussione. Rispondo io, vuoi rispondere? Cioè, no, sicuramente il tavolo di lavoro deve essere multidisciplinare, perché alla fine il tavolo biomolecolare può essere utile per gestire alcuni aspetti, ma alcuni aspetti tecnici che riguardano l'affidabilità del dato. E è ovvio che la biomolecolare da sola non arriva a niente, bisogna, dicevamo prima, lavorare in sinergia per prendere in considerazione tutti gli aspetti. E tavoli di lavoro, sì, bisogna assolutamente ragionare anche in funzione di quello che abbiamo detto prima, in funzione di quella che può essere la problematica, può essere la specie, e quindi io non parlerei di un tavolo di lavoro, parlerei di diversi tavoli di lavoro che possono affrontare le diverse tematiche.
parliamo di specie, però ovviamente ogni specie è sé stante, quindi si può parlare di gruppi di specie che condividono le stesse problematiche, però l'abbiamo visto anche adesso nella discussione, bisogna affrontare i casi, parliamo specie specifiche, cioè, quindi forse la creazione di più tavoli di lavoro tematici, multidisciplinari è quello che l'elemento risolutivo e anche in questo caso la discussione, la valutazione di tutti i punti di vista è fondamentale. Non so se... Gordon Cavalloni, Nucleo CITES di Genova. No, volevo, parlando di laboratori e anche di tavoli di lavoro, volevo segnalare l'assenza in questo, diciamo, convegno di un istituto che lavora in questo ambito, con cui io mi sono trovato anche a collaborare proficuamente, che sono gli istituti zooprofilattici sperimentali. Ce l'avete? Ecco, quindi insomma, volevo segnalarlo anche ai colleghi che magari appunto a volte cercano laboratori che facciano analisi forensi, anche a titolo gratuito, che insomma spesso sono in grado di farle e collaborano molto, molto fattivamente. Quindi solo questo appunto per ora, grazie. Okay. Grazie. Io sono Rita Lorenzini e lavoro all'Istituto Zooprofilattico di Lazio e Toscana e faccio parte del Centro di Referenza Nazionale per la Medicina Forense Veterinaria. Io in particolare mi occupo di genetica, infatti sono responsabile del laboratorio di diagnostica molecolare forense. Volevo dire che anche gli zooprofilattici sono presenti in questo ambito, anche se attualmente non molto nell'ambito CITES. Noi ci occupiamo fondamentalmente delle specie autoctone, però diciamo che ci stiamo attrezzando e soprattutto stiamo cominciando a collaborare con ISPRA, proprio come diceva la dottoressa Mucci prima, cominciando a condividere i protocolli dall'inizio per quanto riguarda il lupo e poi speriamo di continuare anche con altre specie, anche perché mi pare di capire che il lavoro è piuttosto importante, piuttosto impegnativo a questo punto. Se riusciamo in qualche modo a dividercelo e a lavorare insieme, penso che sia qualche cosa utile per tutti quanti, per noi dal punto di vista anche scientifico e per coloro che invece lavorano sul campo, per una questione proprio pratica e di risoluzione dei problemi. Grazie. Un'altra domanda qua davanti, nel frattempo... No, non è una domanda. Commento. Allora, io sono Olivia Mattei, lavoro in Abruzzo, in particolare comando un reparto parco della Maiella, reparto parco Maiella. Volevo aggiungere un punto di vista proprio a, come dire, completamente supporto di quello che ha detto adesso Nadia Mucci rispetto al fatto di, e che poi forse sta emergendo, il concetto è condiviso da tutti, sul passaggio di flussi informativi, sulla conoscenza delle linee guida esistenti, perché ne esistono tanti, magari ci mettiamo a farne delle altre senza tener conto dei lavori già fatti. Quello che io voglio aggiungere appunto da territoriale quali sono è l'importanza anche delle relazioni con i decisori, con le autorità amministrative. Allora faccio l'esempio del lupo, visto che è ricorso più volte. Noi magari ci troviamo a partecipare, o i nostri colleghi si trovano a partecipare a comitati di ordine e sicurezza pubblica dove ci sono episodi di lupi o supposti tali che creano disagio, che creano aggressione, ma magari sono cani, magari è altro. La possibilità di far riferimento a, come dire, alla conoscenza, a un protocollo, a delle analisi, alla capacità di dare risposte concrete sul momento, significa non affrontare in modo isterico, cosa che tipicamente accade, alcune situazioni. Adesso questo ovviamente è un esempio molto specie specifico, ma io credo che dallo specie specifico bisogna partire. Noi in particolare come Carabinieri Forestali abbiamo anche noi a nostra volta fatto un gruppo di lavoro e un documento molto speditivo che vorremmo far arrivare a tutto il territorio, visto che noi siamo capillarmente diffusi, affinché tutti affrontino nello stesso modo la tematica della
della criticità al lupo, quindi chiamiamola così, dove per criticità si intende dall'atto di bracconaggio alla predazione, al disagio sociale che deriva da alcune situazioni periurbane in cui i lupi sono presenti e quant'altro. Quindi questo, volevo aggiungere questa testimonianza che non so se è un po' fuori tema, ma forse no, perché sempre parliamo di contributo alla conservazione, proprio per dire che secondo me più che mai occorre fare questo sforzo, che mi rendo conto che bisognerebbe dare però dei soggetti al verbo, no? Perché anche nel tavolo questa cosa della rete dei laboratori la trovo importantissima, mi chiedo chi promuove questo e come si fa a promuoverlo, anche perché poi, come sanno tutti i colleghi che lavorano con l'autorità giudiziaria, nel momento in cui le analisi, adesso al di là della biologia molecolare, parlo anche di campioni di altra natura, le fanno laboratori, questi devono essere certificati perché siano ammessi a dibattimento risultati, quindi insomma è chiaro che lo sforzo da fare è uno sforzo, come dire, multidisciplinare e articolato, però credo che già cercare di, facendo capo magari a ISPRA, raccogliere e mettere a fattor comune ciò che esiste e di conseguenza dare degli indirizzi di risposta, quindi che noi per esempio possiamo circolare sul territorio, ecco, già questo sarebbe un importante risultato. Grazie. Buonasera, sono il maresciallo Brucoli, anch'io lavoro al raggruppamento CITES, ho la fortuna di lavorare con un comandante e vari comandanti veramente di un buon profilo professionale. E quello che posso portare come mia esperienza è che purtroppo devo anche cercare di raccogliere quello che è l'operatività della manovalanza di chi sul territorio applica, poi, o meglio, deve far rispettare questo tipo di normative e deve mettere in campo e fare anche giurisprudenza per tutto quello che poi deve essere portato comunque in una situazione dibattimentale, perché se parliamo di forense vuol dire che a monte c'è un illecito, c'è un qualcosa che deve essere perlomeno sanzionato e di conseguenza essere portato al cospetto di quello che è la giustizia. Purtroppo quello che manca, forse secondo un mio piccolo parere, è anche poter collaborare ed essere presenti qui anche i magistrati, perché molto spesso a noi ci diventa difficile fargli comprendere che una cosa è il riconoscimento di una specie attraverso il DNA, una cosa invece è capire la familiarità di quell'esemplare con altri soggetti. Cioè, se noi abbiamo già a monte dei progetti fatti, diventa più o meno facile. Cioè, se abbiamo un progetto sulla Bonelli, siamo riusciti a far comprendere che quel soggetto è figlio di quella madre e figlio di quel padre, perché c'era un progetto a monte. Ma noi spesso veniamo a dover portare avanti degli illeciti dove ancora non esistono fattibilità di specie su quegli esemplari. A me è capitato, ho la fortuna di collaborare con Alessandro, anche a livello diciamo personale, è proprio sul capovaccaio. Sul capovaccaio non esiste in Italia un progetto della fattispecie. Di conseguenza è partito da una cosa forense, cioè per riuscire a capire i soggetti che sono stati trovati dove si presume un illecito, se erano figli di determinati genitori o se uno dei genitori era stato addirittura sostituito nel tempo. Da lì è partita questo, diciamo, tantam di riuscire a capire se c'era già qualcosa fatto in Italia. Non c'era. L'ISPRA, che comunque con noi ha un rapporto soprattutto di routine, cioè cosa vuol dire? Che ci supporta soprattutto quando devi fare e mettere della certificazione. Quindi dove si presume che ovviamente gli animali in cattività siano regolarmente detenuti. Quando invece hai a che fare con cose un po' non convenzionali, perché appunto la convenzione si basa proprio su questo, cioè di fare forense, diventa anche difficile dover dire all'ISPRA per favore interrompi quello che stai facendo, fammi questa analisi perché ci sta quel magistrato, quella procura che ha bisogno di avere dei dati per poter portare avanti un illecito, un procedimento su un illecito. Da lì è partito, io ho avuto proprio l'esperienza sul capovaccaio, l'ISPRA non aveva ancora fatto nulla in merito, abbiamo cercato in giro e
con la disponibilità di un IZS che è appunto la dottoressa Lorenzini, con cui abbiamo collaborato, siamo riusciti, forse ancora stiamo facendo questo progetto, ad utilizzare i marcatori usati per i grifoni che vengono fatti per un progetto sempre del Corpo Forestale, utilizzarli sul capovaccaio. Quindi siamo partiti da una cosa forense per poter riuscire a fare un qualcosa che poi potrebbe, sarà utilizzato sicuramente anche da un progetto live proprio sull'Egyptian Vulture che porta avanti l'ISPRA come capofila. Quindi siamo, cioè la collaborazione è ovvio che ci si conosce perché si fa rete, perché c'è l'amicizia, perché ci si vede ai convegni, però sulla base, cioè, di linee guida che siano effettivamente procedure standardizzate, che le possa usare un IZS, le possa usare l'ISPRA, le possa usare la facoltà di un'università, abbiamo veramente ancora tanto da lavorarci. E soprattutto, ho detto, dovrebbe essere partecipe anche qui qualcuno dei magistrati, perché a noi diventa veramente difficile spiegargli, guardi che non è semplice dire, vabbè, questo è figlio di quello, dimmi sì o no se è figlio o meno. È un po' difficile ancora da far comprendere la genetica anche agli addetti lavori. Grazie Annalisa di questo interessante contributo, molto, molto pratico, molto operativo. Abbiamo... Sì, prego, prego. Sì, sì. Microfono, così sentono anche da casa. Poi cerchiamo. Sì, sì. Un tavolo iniziale, non più tavolo, iniziamo con uno che poi. Dunque, vorrei solo verissimamente fare due commenti sulle reintroduzioni, sulle linee guida, ovviamente non riferite alla testuggine o a Tessudermanni, ma più in generale. Ormai sono, non so, almeno 30 anni che si è accumulata esperienza un po' in tutto il mondo di progetti di reintroduzione, di introduzione, di ricollocamento, di ripopolamento. Si è anche visto come i primi fatti molto male, anche in Italia ne sono stati fatti tanti, fatti molto male, di pesci per esempio, sono stati fatti di ogni genere. Man mano, col tempo, le conoscenze si sono accumulate, quindi tutti i ragionamenti che devono essere fatti prima di fare una reintroduzione hanno portato ad aumentare il successo, cioè ci sono dei dati ormai storici su questa cosa qua, quindi mi pare che sia un ragionamento da fare e una possibilità sempre da considerare come reale, soprattutto se magari preceduta da progetti pilota. Cioè, ecco, questa cosa qui uno non dice abbiamo 50 testuggini o 500 rospetti, li portiamo lì, li molliamo e chi si è visto si è visto. C'è tutto uno studio a monte e poi un monitoraggio e possibilmente anche uno studio pilota. Ci sono persone al mondo esperte solo di reintroduzioni anche su base genetica, ma ovviamente non solo. Che questo poi porti anche come beneficio, come plus, a uno, liberare animali in cattività già disponibili, perché poi molto spesso le reintroduzioni si fanno anche con animali allevati apposta per la reintroduzione. In questo caso, testuggine, ci sono anche possibilmente molti animali già disponibili, penso che sia un vantaggio per la specie e per la reintroduzione. Quindi anche questo è una cosa positiva, non è la motivazione, è un vantaggio accessorio, come lo è il fatto appunto di risparmiare dei soldi, anche che invece che adesso i carabinieri forestali spendono per fare altre cose, per fare molte altre cose, liberando una risorsa anche economica. Sulle linee guida, da quanto ne so io, in Italia si fa riferimento a un quaderno dell'ISPRA che si chiamava Istituto Nazionale di Fauna Selvatica degli anni 90, un libricino abbastanza, poi c'è la legge ovviamente dietro, consistente, che però tratta un po' tutte le specie nello stesso modo. Le reintroduzioni dell'orso, sappiamo qualche cosa di cosa è successo in Trentino, e le reintroduzioni di una bombina o di una testuggine sono due cose completamente diverse. Quindi è evidente che meglio se si arriva a definire delle linee guida per ogni specie, per quelle almeno prioritarie, che magari questi tavoli tecnici poi riusciranno a definire come prioritarie. E queste linee guida, appunto, almeno questa è la mia opinione, devono essere praticabili. Ci sono delle
frasi intere nelle linee guida degli anni 90 che sono irrealizzabili, prevedono degli studi di tipo ambientale, distribuzione faunistica, di presenza storica di tutta una serie di specie in un habitat che automaticamente mettono una pietra tombale sopra qualsiasi possibilità di fare reintroduzioni. Questo bisognerebbe un attimino, non dico renderlo meno scientificamente valido, ma più praticabile scientificamente. E ultima cosa, sulle linee guida le cose cambiano abbastanza rapidamente, sia da un punto di vista generale dei cambiamenti ambientali, sia da un punto di vista tecnico dei modi che abbiamo per scegliere, diciamo così, gli animali. Le linee guida, secondo me, dovrebbero essere uno strumento che, se vengono definiti e formalizzati i tavoli di lavoro, dei gruppi di lavoro, si danno una tempistica tipo ogni 2 anni le rivalutiamo. Devono essere flessibili, non è possibile fare delle linee guida che durano 30 anni, tra 30 anni saremo in condizioni ambientali diverse, le tecniche molecolari saranno completamente diverse. Quindi deve essere previsto in anticipo una flessibilità con una tempistica appunto da decidere ogni 2, 3, 4 anni, ma devono poter essere riviste. Grazie mille. E, siccome il tempo è tiranno, volevo cercare di tirare le somme di quanto messo sul tavolo in questa mezz'ora, ora di conversazione, con una proposta concreta. E creiamolo questo tavolo interdisciplinare in cui siano presenti tanto ISPRA e altri enti di ricerca, quanto IZS e Enforcement, ovviamente, e possibilmente ovviamente Ministero, volendo ONG, volendo giardini zoologici, possibilmente magistrati o rappresentanti comunque sì, della magistratura, in modo tale da avere un contenitore che possa essere attivato in maniera strategica su quelli che sono i filoni prioritari. E dalla conversazione di oggi ne sono emersi chiaramente 3, che sono da un lato testudo con anche approfondimenti sul problema magari dell'ibridazione tra sottospecie che non emerge perché la certificazione è sulla specie, ma chiaramente è un elemento importantissimo per i diversi effetti sulle eventuali fughe in natura. Rapaci, con priorità a Bonelli, Capobaccaio e Lanario, che sono le 3 specie attualmente con effettivi di popolazione più limitati e ancora prelievo in natura significativo. E lupo, su cui già si sta facendo qualche cosa, ma anche in questo caso con problematiche di incroci legali e illegali, prelievo in natura che sia popolazioni italiche oppure no, e su rapaci di nuovo abbiamo anche in questo caso il problema ibridi che rendono ancora più complesse tutte quelle attività di identificazione delle popolazioni di origine, perché mescolando componenti genetiche di più specie ovviamente creano ancora più entropia e quindi richiedono basi, dati ancora più ampie per poter sviluppare i ragionamenti. Ci vuole qualcuno che si offra per coordinare e animare e gestire anche dal punto di vista tecnico questo tavolo, quindi ovviamente quando si inizia a lavorare poi bisogna lavorare, per cui si accettano candidati. Assolutamente, ovviamente. Tu hai una candidata, ottimo, qualche altro candidato per coordinare il tavolo interdisciplinare sulla CITES? Siamo tutti d'accordo? Per acclamazione. Per acclamazione. Noi ovviamente come ONG siamo a supporto logistico, dietro le quinte, rimaniamo a disposizione, ma la candidatura mi sembra forte. L'evento è andato così bene che hai vinto un lavoro aggiuntivo. Per i prossimi 20 anni, non di più però. E quindi questa voleva essere una proposta, se ci sono poi miglioramenti ovviamente in corso d'opera possiamo farli, ma intanto partiamo, se no parliamo e basta. Benissimo, allora a questo punto possiamo darlo per esaurito, vogliamo fare un... Abbiamo ancora tempo o il tempo è tiranno? Il tempo è tiranno. L'abbiamo finito.
Vuoi dire due parole sulla aspetti comunicazione? 5 minuti, proprio veloce, veloce. Va bene, proprio una battuta e sulla comunicazione. Volevo portare un esempio bellissimo di comunicazione che è già stato fatto, perché si parla sempre delle cose da fare, invece volevo citare un esempio fra tutti che davvero penso sia un tangibile esempio di comunicazione al pubblico, quindi sia a allevatori e interessati alla detenzione e commercializzazione delle specie in allegato, ma anche al pubblico più generale, mettendo insieme due strumenti che entrambi hanno un appeal molto forte: da un lato il calendario come strumento di utilizzo comune, dall'altro il simbolo rappresentato dall'arma dei carabinieri. E quindi, unendo queste due cose sul tema CITES, abbiamo un prodotto che già quanti anni sono che viene? Dal 2007, sono ormai 12 anni, l'anno scorso ha avuto una tiratura incredibile, per cui una diffusione è assolutamente capillare, e per quest'anno si prevede il lancio, la presentazione il 10 dicembre. Perfetto, quindi al Bioparco avremo modo di toccare con mano e celebrare insieme questa bellissima modalità comunicativa, a cui chiaramente se ne potranno aggiungere altre, però mi sembrava giusto citare questo bel esempio di comunicazione. Anche in questo caso noi stiamo a disposizione se vogliamo studiare nuovi prodotti per le porte d'ingresso, che siano i aeroporti, dogane e così via. Collaboriamo anche in questo caso, abbiamo visto quanto di buono è stato fatto da un progetto di alternanza scuola-lavoro con dei ragazzi di buona volontà e uniti a competenze scientifiche, per cui se questo lo moltiplichiamo per competenze, fondi e risorse più ampie, chiaramente possiamo moltiplicare anche le nostre capacità di incidere e arrivare a portare il messaggio sull'importanza della conservazione attraverso uno strumento come la CITES. Un'ultimissima cosa, la comunicazione secondo me può avere anche un altro obiettivo non secondario, quello di far sapere a tutti coloro che detengono animali o che commerciano animali di stare attenti, perché la CITES, cioè la CITES, le analisi genetiche, possono beccarli. Quindi il ruolo della prevenzione è sempre molto molto importante, perché consente di risparmiare risorse poi nel contrasto, nei procedimenti penali e così via. Sapere, qui ho buttato all'aria il microfono, sapere che ci sono dei sistemi efficacissimi per smascherare le frodi è un deterrente potentissimo, e questo bisogna che tutti lo sappiano. Quindi proponiamo che i casi citati questa mattina da Ispra insieme ai carabinieri, i casi risolti positivamente, siano tradotti in una forma comunicativa e resi pubblici. Penso che la potenza di quella collana di denti di lupo sia comunicativa abbastanza. Sia assoluta, quindi assoluta. Proviamo a lavorare anche su questo fronte. Anche sfruttando i bellissimi canali degli giardini zoologici, perché avete una capillarità di pubblico che potete raggiungere che nessun altro di noi riesce a contattare, per cui pensiamoci, mettiamolo come elemento del tavolo. Bene. Grazie mille anche per la conduzione della tavola rotonda, sono molto soddisfatto, credo, anche del fatto che alla fine sia arrivato concretamente a individuare in Nadia una strada per andare avanti in modo più organizzato e in modo più efficace. Ma mi veniva in mente, a proposito della comunicazione, poi diamo subito la parola al generale De Laurentiis per le conclusioni, che anche costruire in questo consesso così appassionato, competente, un piccolo spot sul quale puoi negoziare con i principali canali televisivi l'importanza di questo strumento e come ciascuno può in qualche modo contribuire in questa promozione della legalità e della salute delle specie,
può essere anche una strada che anche l'ISPRA, no, può cercare di supportare nei contatti con i media, insomma, con l'ISPRA e i carabinieri ovviamente possono anche calare il peso di un'istituzione nazionale, statale, no, in qualche modo ha bisogno di aiuto nel comunicare un'esigenza che è un'esigenza di tutti. Poi. Penso potrebbe essere un... Assolutamente sì, penso che i carabinieri in questo, conoscendo ISPRA, abbiano più peso i carabinieri che non ISPRA, la tua comunicazione. E nel passare la parola al generale De Laurentiis, volevo ringraziare due persone che lavorano nell'ombra del Ministero, ma che sono fondamentali per portare avanti tutte le pratiche di certificazione, quindi Lavinia e Barbara là dietro, farei un grande applauso per il lavoro quotidiano che fanno, è fondamentale per tutti noi. E ciao. Vabbè, come anticipato stamattina, io avrei il desiderio di elencare tutte le persone che hanno partecipato, perché è veramente diciamo, è stato un convegno, ma direi un incontro di lavoro estremamente produttivo, estremamente di elevatissimo valore, di elevatissimo spessore. È stato un approfondimento incredibile. Anch'io inizio proprio nel ringraziare il Ministero dell'Ambiente, perché non dimentichiamoci che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio è l'autorità di gestione con cui come Corpo Forestale c'è stato un passaggio di consegne, ma è stato un passaggio di consegne condiviso, perché come sappiamo quando è entrata in vigore la CITES all'inizio non c'era il Ministero dell'Ambiente, ma non c'era neanche la legge appunto 150 del 92, per cui diciamo che col Ministero dell'Ambiente c'è stata una condivisione, ma una, come si può dire, una univocità di indirizzo fin da subito, e adesso svolgiamo il ruolo che l'autorità di gestione come CUFA ci assegna, per cui un ringraziamento non formale che prego di estendere anche alla dottoressa Giarratano, che è sempre disponibile. Dicevo, un convegno veramente ricco di spunti. Mi sembra che il leitmotiv delle presentazioni di questa mattina sia stato un po' la collaborazione, e non potrebbe essere altrimenti, visto il quadro istituzionale che governa la CITES, ma visto anche il quadro, diciamo, di competenze che questo stesso seminario ha qui riunito con tutta una serie di istituti. Non li cito perché il mondo scientifico, gli istituti zooprofilattici, ISPRA, mi fermo qui, ma veramente ringraziandoli tutti per la loro presenza, per cui la collaborazione penso che sia un dato di fatto, e anche questo seminario è sinonimo di collaborazione. Cioè, qualcuno come il collega Montorsi ha detto appunto che la collaborazione deve ulteriormente incentivarsi per dare uno strumento in più a noi che svolgiamo attività di enforcement, anche per quei casi appunto che non rientrano tra quelli codificati e programmati. Nel corso della tavola rotonda siamo andati ancora oltre, perché non è sufficiente solo collaborare, ma occorre condividere maggiormente tutte le informazioni, occorre scambiare i dati che spesso vengono prodotti autonomamente, e questo mi rivolgo all'ingegner Pini, penso che sia anche uno dei maggiori sforzi che stiamo ponendo all'interno del comitato di coordinamento che si occupa appunto dell'attuazione del protocollo d'intesa tra ISPRA e il comando delle unità forestali, ambientali ed agroalimentari. Anche nell'ultima riunione è stato proprio questo il tema, e guarda caso anche lì abbiamo proposto l'istituzione di ulteriori tavoli di lavoro che siano ancora più specifici rispetto al protocollo d'intesa. Quindi anche la proposta di oggi penso che sia una proposta molto importante, perché noi potremmo utilizzare i tavoli di lavoro che abbiamo previsto all'interno del comitato, allargato alle competenze e alle istituzioni, alle associazioni, a tutto il mondo della ricerca che eventualmente volesse partecipare. Aggiungo a quello che ha detto anche la collega, il colonnello Mattei, abbiamo prodotto un vademecum lupo che probabilmente avrà, come si può dire,
diciamo, la non necessario approfondimento e condivisione, comunque un primo strumento che anche quello può essere messo a disposizione eventualmente per essere migliorato. Abbiamo un altro vademecum che abbiamo fatto in generale sui casi di avvelenamento. Noi, grazie a numerosi progetti LIFE, siamo riusciti a costituire unità cinofile antiveleno, che sono uno strumento molto importante proprio per la salvaguardia della fauna, della fauna selvatica. Visto che oggi parliamo di CITES, c'è chi diceva che, appunto, è emerso anche dal dibattito la differenza, appunto, tra l'occuparsi della fauna selvatica che viene prelevata in natura rispetto poi a della fauna selvatica che nel momento in cui viene prelevata viene oggetto, come diceva il dottor Andreotti, se non vado errato, diventa un problema più sempre di illegalità, ma è una illegalità di tipo economico e non più di sottrazione di appunto di risorse naturali dall'ambiente naturale. Noi, sempre a proposito della importanza della genetica forense di cui oggi si è parlato, stiamo notando una cosa. Noi abbiamo avviato una riflessione al nostro interno per vedere, cioè, che fine fanno le CNR, le comunicazioni di notizie di reato in danno alla fauna. Spesso sono notizie di reato che, diciamo, rivolte contro ignoti, perché è molto complicato, come ben comprendete, di individuare appunto le persone che commettono questi reati. Ma anche quando riusciamo a fare delle comunicazioni di reato contro persone note, spesso proprio la mancanza di strumenti probatori efficaci, ed in questo la genetica forense può sicuramente svolgere un ruolo fondamentale, fa sì che queste notizie di reato vengano, come si può dire, finiscono nel mare magnum della prescrizione del reato, o comunque di arrivare a delle pene che sono effettivamente irrisorie rispetto al danno che sappiamo che viene provocato, specialmente quando si perpetrano in danno di fauna particolarmente preziosa. Quindi anche volevo sottolineare come in effetti anche la nostra attività di enforcement, noi come CUFA svolgiamo sia attività di enforcement sia attività di conservazione diretta con le riserve naturali, abbiamo dei centri di recupero della fauna selvatica, abbiamo i centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità. Quindi, diciamo, noi siamo una forza di polizia a 360 gradi, ma nel nostro interno è presente anche una forte componente di conservazione diretta delle risorse naturali. Ma la stessa attività di enforcement è essa stessa attività di conservazione, nel momento in cui si lotta contro il deterioramento degli habitat o contro l'uccisione della fauna selvatica. Per cui sotto questo aspetto condividiamo completamente le considerazioni che sono state fatte. Non voglio tediarvi a lungo, un'unica battuta per quanto riguarda la comunicazione. È stato accennato al calendario CITES. Noi abbiamo pensato, proprio per favorire la moltiplicazione maggiore dell'effetto comunicativo che può avere un calendario che, tra l'altro, appunto, è dedicato, guarda caso, sembra fatto apposta per il tema di oggi, è dedicato alla CITES, ma è dedicato alle specie CITES che sono tutelate all'interno delle aree protette che noi stessi tuteliamo. Quindi, diciamo, un po' è il tema di cui abbiamo parlato anche oggi in modo molto diffuso. Abbiamo pensato che questi calendari, piuttosto che organizzare delle manifestazioni e distribuirle in modo massivo, spesso andando a finire magari come trofeo di qualcuno che però dopo un po' si disaffeziona e lo butta nel cestino, abbiamo pensato di farlo in modo mirato, cioè di dare un incarico a tutti i nostri uffici territoriali di far finire questi calendari dentro le aule delle scuole, e attraverso contatti e rapporti anche di preparazione degli insegnanti, di far sì che ogni mese poi diventi, a seconda della specie, a seconda dell'area protetta di cui si parla, diventi un momento di dibattito e di condivisione collettiva, diciamo, di ogni classe. Quindi penso che possa avere
un effetto moltiplicatore ancora maggiore rispetto a quello che ci eravamo previsti gli altri anni. Quindi anche sul piano della comunicazione completamente d'accordo, e come possiamo dire, cioè, cerchiamo di allinearci a quello che è anche stato, diciamo, il messaggio che è stato dato in questa occasione. Per cui io rinnovo il mio più profondo e sentito ringraziamento a nome del comandante, anche il generale D'Angelo, e buon lavoro a tutti, e siamo aperti a tutte le collaborazioni di cui abbiamo parlato. Grazie.